Bella, raga, io sono l'Arkaled e quello è un Tetsukabra, credo proprio sia lui. Ho voluto aspettare per registrare, appunto, e prima di farvelo vedere, insomma. Lui
L'ho incontrato anche prima, ma l'ho evitato apposta perché volevo appunto trovare il momento di, diciamo, registrare il fight con voi. E niente, andiamo, vediamo cosa succede. Io non so nulla di questo mosti, o di questo mostro, insomma, che dir si voglia. Quindi auguratemi buona fortuna. Il Tezukabra attacca usando le pietre. Ok. Le pietre. Sarà tecnico, veloce o potente? Io nel dubbio vado di potenza. Però vediamo il danno elementale. Quanto gli fa? Anzi, facciamo tecnica, va? Così. Attacco potenza. Vince lui. Minchi danni. Ok, ce lo curano. Allora. Devo cambiare mostri, in realtà. Se cambio mostri e lui ha deciso di curarlo. Ah, cambia anche quello che fa. Ok, decide di attaccare il buddy in questo caso. Molto interessante questa cosa. Il problema è che facciamo sempre tecniche anche con lui. No bueno, no bueno. Quindi diciamo, a questo punto, sì. Velocità. Velocità. Avrei voluto valutare il danno elementale, però per adesso si potrà avvelenare lui? Soffre il veleno forse? Non credo. Non credo proprio, però vediamo un po'. Però abbiamo detto, scusate che io mi scordo sempre la rotazione, qui qual è? Ok. Velocità. Quindi è debole alla perforazione. Prende un bel danno. Si è pure arrabbiato. Ottimo, non poteva andare meglio di così. Un po' rotante fa. Inefficace. Quindi non è debole al ghiaccio, poco ma sicuro. Purtroppo non abbiamo molti. È stanco, sta sbavando. Ok. Quindi alla pittura. Inefficace. Pietra rocciosa. Oh mio Dio. Devo fare assolutamente qualche cosa. C'è la lancia, siamo fottuti, probabilmente. Ok, allora. Fammi pensare. Sarà un'abilità tecnica o sempre di potenza? Bella domanda. Non è di potenza, non avrebbe senso se no. Quindi velocità.
riposo. Ah, si riposa e si cura così. Interessante. E ovviamente è debole al contundente adesso. Sicuro, 100-100. Il problema è che noi abbiamo un martello che fa schifo. Grosso problema. Martello, guarda una caccia in realtà. Lui ha fatto riposo. Lui si riposa un po' e poi ce lo lancia, sicuro. Quindi vediamo se quanti turni ha per questa cosa. Finalmente posso farvi vedere l'animazione che non avete visto la scorsa puntata. È bellissima, ragazzi. Veramente fighissima. Ok. Ce l'abbiamo rotto, perfetto. Venito a terra, ottimo. No, facciamo cannone wire potenza, vai. Minchia, 130. No, volevo farlo fuggire con la palla pittura, ma non ho ancora ben capito come funzioni. Come slot geni. Come slot geni. Questo dovreste averlo detto anche nel montaggio che ho fatto a inizio video, che dovrei aver fatto in teoria. E questo è quanto per questa tana. Quindi proseguiamo. Vediamo se adesso appaiono anche le uova di Tetsugabra. Per questo l'ho voluto sconfiggere prima di prendere l'uovo. Vediamo un po'. Se siamo così fortunati. Ok, no. Oh no, le uova sono scomparse tutte. Peccato, peccato. Poteva essere la nostra occasione per trovare un monstro veramente figo. Che Tetsugabra a me, a vederlo così, mi sa molto figo. Mi piace un sacco. C'è un altro lì. Ma allora qui mi invidi a nozze, praticamente. Dobbiamo provare a combatterne un altro. E ce ne sono ben due. Se si rompono, vero? A grado, vero? E no! Vabbè, pazienza. Tanti materiali ci servivano comunque, quindi sì. Allora. Abbiamo mostri. Purtroppo non abbiamo secolo cibo, potrebbe essere adatto in realtà. Ah, lui fa potenza, dunque velocità, giusto? E in teoria dovrebbe essere un attacco doppio in questo caso, giusto? Se ho capito bene, quindi dovrei aver capito. Sì, esatto. Perché superiamo lui in velocità, perché siamo in vantaggio in quel caso. E in più lo stiamo attaccando assieme al nostro monstro. Stiamo attaccando lo stesso bersaglio, quindi dovrebbe essere così che funzioni. Molto bene. Allora, velocità. Ma vedi che ce l'ha l'acido anche lui. Allora, vediamo un po' un attimo questa cosa della palla pittura, voglio capire. Poi dura un mostro di diversi per 3 turni e più fiori da pochi a PV. Ok, quindi in teoria adesso. Inefficace. Ma così lo ammazziamo se continuiamo così. Assassino, tiè. Vabbè, ciao. No, però. Inefficace.
Non capisco questa cosa perché mi sembrava avesse pochi HP. O punti vita, insomma, per dirsi voglia. Mostro reale. Spoiler. Può sempre. Che cos'è? Ragazzi, non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto, raga. Non lo conosco. Sembra un Diablos, ma è diverso. Un mostro reale. Ok, questo ovviamente non lo affrontiamo neanche per scherzo proprio. Cerchiamo di non svegliarlo tra l'altro perché. Non può Tsukabra. Ormai ci rimaniamo a colazione di Tsukabra, diciamo la verità, però. Sono comunque temibili secondo me. E qui? Come si arriva di là? Ah, c'è un salto qui. Cosa? Quando sento un mostro che può scavare sottoterra? Addirittura c'è fossa qui. Vabbè. E lì c'era l'immagine di un Derex. Quindi si possono catturare anche i Derex. Ok. Cosa mi ha attaccato? Non. Vi giuro non ci ho fatto caso. E 94 di critico. Interessante. E anche questa è fatta. C'è una gattolana, c'è un checkpoint quindi. Io direi però di non andare troppo frettolosamente. E in realtà vorrei continuare un po' la trama, a dire la verità. Però. Potremmo anche continuare ad esplorare. Se avrei voluto farlo in fast forward e con più calma. Perché qui non possiamo ancora avventurarci in nessuna parte. Non abbiamo ancora trovato un mostro che si arrampichi. L'altro si arrampichi. Passiamo di qui. Vediamo cosa c'è di qua. Ecco, io volevo quel tesoro. Ma lì, se non sbaglio, bisogna arrampicarsi, giusto? È proprio lì. No, a sinistra. No, qua si passa. Come? C'è un Tigrex. Ok. Che non affronteremo per il momento. Ok. Carne resistenza. Tutto questo rischio per la carne resistenza. Molto bene. Una chest. Erbacco. Oh, ecco, già più utile questa, secondo me. Ah, non c'è scusa la carpona anche qua. Torniamo indietro. Credo che per ora abbiamo esplorato abbastanza. Ma lì c'è una di quelle tane. Al centro del lago. Qui se non imparo a catturare i mostri che mi servono, non si va avanti. Devo imparare a usare le palle pittura. Devo capire come si faccia. Qui c'è un'altra. Tana della valle, bisognerebbe farcela, però preferirei farla, me la appunto, diciamo. Dove siamo? Vediamo un po'. Ok, tanto ce l'ho registrata comunque. Poi la farò in seguito perché credo che in realtà. Oh, un'altra cosa, ragazzo. Allora è facile, sta vicino a un chiosco della cattolana.
Ciascuno la cat... prendi Cattolana. Valle di Alcala. Ah, ok, è questa. È questa dove siamo adesso noi. Possiamo anche tornare a Capo Camuna. Interessante. Molto interessante. Lì, eh. Però ci si va solo con il giusto monsti. Non si passa. Ci l'ho fatto. Forse da qua devo passare allora. E ovviamente prima di proseguire andremo a potenziare l'arma finalmente. Oltre che a comprare il martello. Sempre che non parta un filmato adesso. Ok, non parte nessun filmato. Meno male perché ci dà un po' di tempo per fare queste routine. Bomba lampo. Ho sbagliato, non lo devo completare. Non avevo visto che c'era una pagina con altre missioni. Mi sono accorto solo ora. E ci sarebbero anche le missioni di prova qui. Interessante. Cumulo d'oro, una capozione, cote superiore. Qui dobbiamo ancora dare il massimo su queste. Trovare l'oro. Provare a fare l'oro in realtà. Però vabbè. Faremo con calma. E qui c'è un botto di roba da fare. Ma intanto di qua c'era una missione da completare. Tomo dell'erudito. Ok. Vediamo cosa da dirci. Bentornati, oh, sono in perfetto stato. Perché non ne sfidiamo una? Ah, ok. Niente di nuovo, quindi. Modifica squadra mostri. Vediamo qui. Ok, 24 slot. Siamo tranquilli anche con le uova che ho farmato nell'accelerazione, che dir si voglia. E di nuovo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, lo Yankut blu. Ok. Cosa di? Becco a trivella. E a livello 8 impara qualcosa di interessante. C'è un po' l'uomo. Che carino! Ecco, 19, punto debole fuoco. Pianto assassino, infligge danni non entra nel genso, per salvare piuttosto elevata di colpo critico. Bello, carino. Questi si sbiluccicano tra l'altro. Vediamo questo. E difesa fuoco, difesa drago. E cioè arrembante. Usa la maggior carica delle gambe per usare le abilità alla massima potenza. Altrimenti potenza dell'abilità. Interessante. Ok. Chiudiamo il restante delle uova. Vedere cosa c'è. Infatti immaginavo che fosse l'Arzuros quello lì. Ok. Un altro Yankut blu. Un altro Arzuros. Che faccia triste che ha. Modifica squadra mostri. Allora, vediamo cosa abbiamo ottenuto. Ah. Lui lo possiamo depositare. Gemme
Gen extra fuoco, palla di fuoco più 2 a livello 8. Dovrebbe essere più forte lo Yankut Q. Normale. Vediamo un po'. Quest'altro che cos'è? I perforanti. Scamosti e spaccarocce. Sì, sono praticamente identici, solo che è una versione potenziata fondamentalmente. Quindi ce lo mettiamo. Qui. Poi. Voglio vedere che abilità. Catto, più aspettando il mio, sarebbe difficile svoltare. Se vai a sbattere contro un ostacolo, prendi un obiettivo, ti fermerai. Goloso di me. Ah, c'è anche spaccaroccia lui. Beh, un Ardrus, però il palumo preferivo, sinceramente. Azione in sella, c'è un punto interrogativo. Cioè. Beh, questo ovviamente, perché c'ha più roba. Gene capiva, gene ultima risorsa, gene capiva, gene ultima, sono le stesse, sì. Qui c'è gene spietato, gene bonus schivato. Beh, questo. Qui dai. Sono tutti tecnici tra l'altro. Però un Arthros che ci faccia la potenza non sarebbe male. C'è anche il gene occhio critico più 2. Non è male per niente. Quindi. A sto punto tolgo lo Yankut Q. Sì. Eh sì. Ok, questa è fatta. Qua abbiamo fatto escludere. Lì si va avanti tra, ma prima, come avevo detto, vorrei vedere che era qui, sì. Se possiamo prendere quell'arma. C'è qualcosa di nuovo? No. Ok. Lo prendiamo perché è molto meglio del martello che avevamo noi. E ovviamente neanche mi ero reso conto che se avevamo i tappi per farlo. In realtà davo per scontato che ce l'avevamo. Occhio e croce. Ok. Noi mettiamo il corno di ferno che non ci è servito veramente a un fico secco. Voglio sempre buttarmi dai ponti io qua. Dovremmo riuscire a poterla potenziare l'arma. Mostro velenoso. Sta che ci vuole. Gipseros. Sacca velenosa. Oh, finalmente. Vediamo se la possiamo potenziare di nuovo. Almeno vediamo. No, per uno. Tocca sconfiggere un altro Tezukabra. Lo sapevo. Per uno. Per un punto. Mannaggia, perché questa sacca fiammeggiante ce l'abbiamo. Credo che ce l'abbia data all'Anjanat. Ha il tempo. Mentre questa ovviamente non sappiamo ancora che mostro sia. Io perlomeno non lo conosco quello che è scritto lì. Arco Elmo del Demone. E questo? Questo è del Tezukabra, credo. Sì. Arco Elmo Demone, perché Elmo? Perché c'è. Io devo aver capito perché. Perché l'Elsa assomiglia a un Elmo. Anche la roba di Rudrot abbiamo sbloccato. Certo, in confronto a questa non c'è storia. Ma Vogaia. Con zio Ludrot. E questa? Ma è bellissima. Sembra il piatto di una batteria. Vediamo un po'. No, niente. Ancora non abbiamo i minerali per farla. Peccato. Tra l'altro poi. Ah no, sì, i materiali base ce li abbiamo. Anche i minerali, vabbè, pazienza. Ragazzi, si continua la storia.
Finalmente. Vediamo cosa ci diranno. I see you are back. How was it? Com'è andata? Come ci avete detto, non so perché, ma quel paluno stava impazzendo. A me non sembra, sinceramente, che sembrava un paluno normalissimo, però vabbè, ce lo dicono loro. Well done. However, you still lack experience. You must work a lot harder if you plan to Potete protect lavorare yourself. duramente se volete se vorrete proteggere quest'uovo. Well, jeez! You got any other problems around here? Ci sono altri problemi di cui occuparsi? We'll solve them all. No big deal. Bring it on! Non sarà nulla di che, certo. Right, buddy? Vero, socio? Some of our villagers have been reporting an increase in monster attacks on the Harzgai Rocky Hill. Sulla collina di Azgai sono aumentati. Ok. Suspected to be the work of a monster camouflaging itself among the Che rocks. si mimetizza tra rocce e massi. A monster that looks like a rock? Ok. Basarios. Mi viene in mente solo lui. So far, we've been unable to identify the creature. Per fortuna abbiamo il martello I'd like to che ci accompany you aiuterà to the source as sicuramente. well. Of course, go ahead. Non ti ritengono ancora in grado di effettuare il rituale sciamanico. Devi prima risolvere un'altra grana. Devi recarti alla collina di Azgai a trovare un mostro che sta creando problemi da quelle parti. E quindi, insomma. Dove sto andando? Ok. Sono un po' sconvolto. Mi aspettavo effettivamente che avremmo fatto il rituale. Invece no. Invece no. Beh, proseguiamo. Anche di sera, va? Vediamo se cambiano i mostri. Wow, guarda quella che figata! Non l'avevo mai vista questa animazione, è stupenda! Bellissimo. Altipiani di Alcala. Sì, però magari. Stavo riflettendo sul mostro che potrebbe essere. L'unico che mi viene in mente è il Basarios, in effetti. Un mostro reale. Dice sempre così, eh. Per fortuna che dormono. Andiamo a vedere di che mostro si tratta. E poi. Vediamo un po', insomma. Liscio. C'è una cosa. Certo. No, ci ha attaccato, ma. Anche alle spalle. Abilità legame, vai. Vediamo un po' il Puke che cosa fa. Ah. Ok. Bellissimo, l'abbiamo avvelenato. Bellissimo. Oh, c'è una chest qua. Era quello che volevo prendere. Moneta fortuna. Collina di Arzagai. Ma sbaglio è dove siamo arrivati noi, praticamente. It's been a while. I came here with Red once. You came here with Red? It was a long time ago. He and I had only just met. Don't hold out on us. Give us the deets. You want to hear about your grandpa too, right? From a very young age, Red was quite popular with the villagers.
They all wanted to spend time with him. Even though I didn't show much interest in him. For some unknown reason, he followed me around all the time. Hey! Wait up, Alwyn! Stop following me. You and your little entourage really get on my nerves. Oh, come on, I just wanna... Whoa! Lol. Ouch! Questo è Red. Da giovane. Ai nostri stessi occhi, lo sapevo che era lui. Lo sapevo che era lui. Abbiamo gli stessi occhi. Quindi in qualche modo il gioco programma anche l'aspetto di Red. Perché con la faccia? Fissato. Che sono fissati con la faccia. All I'd done was chase away a monster, an easy feat. I couldn't understand why he'd thank me. Hey, it's only natural to thank someone for helping you, right? All I did was chase away a monster. You're a real funny one, aren't you, Alwyn? Come on, we need to find where it's hiding. Oh, il mostro mimetizzato. Ok. Ma pure divertente questa cosa. Eh sì, l'avevamo già preso. Sì, ce l'avamo già stati qua. Prima nell'esplorazione. Ecco perché c'erano tutte queste rocce. È questa, secondo me. No. E invece? Eccolo. That's... This rock's kind of a weird shape, don't you think? Looks inviting. Maybe we should take a load off, Wait. You shouldn't sit on that. I'm pooped. Just a little break isn't gonna hurt. Check me out. Come si alza? Beh, dai. Beh, era spuntato, sì. Vediamo un po'. Certamente è debole al contundente, quindi metto subito in chiaro le cose. Gli attacchi contundenti sono quelli che ci vuole. Sembra il momento di trovare fuori il martello e con la caccia, socio. Noi siamo partiti... Non provveduti di più proprio, perché... Allora... Tieni che martello... Manco a farla apposta, proprio... Farà potenza, tecnica, secondo me fa potenza lui. Lo scopriremo. E invece tecnica, e ce la mette in quel posto proprio. E vabbè, sì. Inefficace. Il veleno non è molto efficace su di lui. Interessante. Tra l'altro io non so neanche come si usa il martello. Però prima di farlo, di capire, dobbiamo utilizzare qualcosa per curarci. Interessante.
Allora, lui fa tecnica, noi facciamo potenza, allora. Però vediamo le abilità. Supporto, schioda massima. Ah, super parte. Che barriera, non è riuscito. Io non ho di barra di carica. Ah, non funziona come... Non funziona come... Come lo spadone, quindi. In teoria, se noi facciamo così, vediamo un po' che succede. Bam. Niente, non ce l'ha caricato nulla. Forse dobbiamo vincere testa a testa. Vediamo un po'. Stavolta. Bam. Sì, ci ha caricato un punto su tre. Quindi è così che funziona. Bisogna essere molto bravi qui per usare il martello con efficacia. È scappato? Veramente? Stiamo scherzando? Di... Ma come? C'eravamo tutto. L'ha scrittato. Non mi sorprende. Dobbiamo sconfiggere per proteggere i residenti. Si sta mediazzando di nuovo tra le rocce. Se noti qualcosa di strano... Ok. E è partito il messaggio. Non ho fatto in tempo a leggerlo. Non ho spinto nulla. Il terzo gabbro me lo farei anche. Qui c'è una tana di Kamura. Ancora queste tane di Kamura. Vabbè. Tana esplorata. Ah, questa già l'ho esplorata prima. Provato. Conceremo per le peste. E attenzione. Ok. Beh, questi c'hanno il muschio, quindi credo che non sia lui. Quindi secondo me sono quelli senza il muschio. Lì anche questo non è. È quello lì a destra, secondo me. Questo qua, al centro di questi qua. Quindi prendiamo prima qui. Poi di qua. E... grazie, lo so che non era la roccia, stavamo cercando. Se c'è qualcosa qui. Un Basarios. Ci attacca per primi lui. Ecco, a sorpresa. Quindi abbiamo sbagliato qui. Dovevamo semplicemente andare dritto su di lui. Io volevo raccogliere oggetti, invece è rimasto pregato. E vabbè. Minchia, 128 di critico così. Ok, ce lo cura. Sta andando interessante il martello, devo dire. Inefficace. Non credo si possa avvelenare, però.
Sarebbe bello, però non credo che si possa fare. Oh, ma stiamo morendo. Arretramento. Ok. Io avevo fatto caso che c'avevo 24 HP di Diego. Sì. Forse è proprio scriptato così. Beh, non c'è stavolta saremo più furbi, però. Andremo diretti da lui. Facciamo pure una cura rapida. Ok, c'è anche una lana di un mostro raro. Credo che siano... è questo. Questo qui. Stavolta siamo noi a attaccarlo di sorpresa. Bene. Possiamo scegliere le palle, guarda quante ne ha. Se riesce a sfondare la grazia che lo protegge, che protegge lo stomaco, i suoi punti vulnerabili rimarranno scoperti. Ok. Croccante fuori e morbido dentro, eh. Wow, ne sei una più del diavolo. Risparmia i complimenti per dopo, concentrati sullo scontro. Ok. Quindi questo è il fight vero e proprio. Bam, 90. Certo che è tosto, eh. Tu ci vai con l'arco, frate, però... Se le tue armi non funzionano, prova con una botte... con una botte bomba. Con una bomba a botte, scusate. Infliggono danni durando ogni difesa del mostro. Vai con le bombe. Ah, ricevuta, pure così, eh. Proviamola. Questa, sì. Vediamo quanto gli facciamo con la bomba a botte. Minchia, 250. Grande Pukei, così si fa. Fagli vedere. Non lo stiamo facendo mai attaccare praticamente. O comunque lui attacca in realtà, però ci toglie di meno. Sì. Ma è curente, perfetto. Oh. Ok. Dobbiamo curarci però. Abbiamo la bistecca ben cotta, va. Difesa più. Sono indeciso.
Sono molto indeciso su quello che si può fare. Martello meteora. Meteora vorticante, però ci abbiamo però. Io direi di andare con... Ah, lo stomaco è distrutto, quindi la testa adesso. Merda. Big damage. Ok, adesso ha fatto un attacco potenza. Oh, secondo me è il momento di curare il Pukei. Ok, ce la rischiamo. Schianto meteora. Cioè martello meteora. Forza, dai. Tu. Sulla testa. Gas infernale. 130. Chi continua a colpire il corpo? Ecco, perfetto. La cosa triste è che abbiamo difeso a fuoco noi. Cioè, se non ce l'avevamo, che ci facevamo? Non lo so. Porca miseria. Pincella. È il momento. Ridà legame. Vai. Super combo di Cristo, raga. Vediamo un po'. E la madonna. 692. Wow. Un botto che abbiamo fatto. E non è più arrabbiato, è stanco. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso una vita. In maniera del tutto casuale, secondo me, perché veramente. Cioè, era gas. Però mi sembra. Ci ha lasciato il fuoco. Però credo fosse un'abilità che facesse fuoco comunque. Comunque abbiamo preso A, tutto sommato. Non abbiamo fatto proprio schifo. Poteva far di meglio. Sta diventando più forte. Ora il capo dovrà riconoscere che siamo all'altezza. Certo. Torniamo e raccontiamogli tutto. Beh ragazzi, che dire per questo episodio molto pieno di sorprese, più o meno. Certo, quando ci dicono che il mostro sarà di roccia, insomma, noi predichiamo subito che è un Basarios. Ormai siamo cacciatori esperti, se vogliamo dire così. Ragazzi, ci vediamo ad un prossimo gameplay, ad un prossimo episodio di questa splendida serie. E ricordate sempre che la lag sia con voi.